Serata all'insegna del verde pubblico e la sua gestione e manutenzione a Perignano di Lari, presso il ristorante La Meridiana, da parte del signor Gianmarco Marcellino, relatore dell'incontro organizzato dai meetup di Ponsacco e Casciana Terme Lari. Il convegno ha poi riguardato altri argomenti in materia degli studi e delle soluzioni, anche a riguardo dei trattamenti anti-zanzara e di prodotti relativi, le processionarie, le normative sui campi giochi ed i trattamenti a base di glifosate e la normativa. Il tutto in forma gratuita, come ci tiene a precisare l'attivista del Meetup di Montepulciano Siena. Ecco l'intervista che gentilmente il signor Gianmarco Marcellino ci ha rilasciato a TV Copisano. Sì, una buonasera a tutti gli amici di TV Copisano. Siamo con Gianmarco Marcellino, esperto nel settore dell'agricoltura e uno studioso, del Meetup Montepulciano. di Montepulciano, dove abbiamo seguito una interessantissima conferenza, ce la spiegherà direttamente il signor Marcellino, a riguardo nel settore in cui lui è molto ferrato e che sta studiando anche come consulente presso. Beh, in questo momento sto supportando le attività dei nostri parlamentari a Roma e qualche lavoro fatto, qualche mozione presentata tramite i nostri portavoce in regione. E niente, oggi quello che abbiamo presentato sono una serie di lavori, di problematiche soprattutto che si presentano sui territori. Per prima la pianificazione del verde urbano, abbiamo parlato di cosa, quando, come piantare, cosa proporre alle amministrazioni comunali, che tipo di interventi fare. Abbiamo toccato anche quelli che sono i trattamenti fitosanitari in area urbana, sulla processionaria e sulle zanzare, possibilmente con un'alternativa al chimico a impatto zero. E poi abbiamo, diciamo, controllato e verificato quelle che sono le normative sui diserbanti, sul glifosato in particolare, e sulle norme regionali toscane che sono più restringenti rispetto a quelle nazionali, ma sono spesso disattese. Due cose fondamentali. Abbiamo assistito alla sua conferenza e ci sono rimaste un pochino a mente e particolarmente, ecco, interessato. Lei ha notato diverse criticità girando per i nostri paesi a riguardo della capitozzatura e la cosiddetta potatura, ecco, degli alberi. E quello che ci ha più colpito è il fatto che, anzitutto, vengono fatte senza un criterio tecnico, no? Esattamente. Che lei ci ha fatto notare. Ma poi la cosa che più ci ha interessato è che la piantumazione delle piante nelle aree urbane crea un aumento del valore stesso degli immobili, un incremento della salubrità anche degli ambienti stessi, no? Ci ha evidenziato. Ce lo può sintetizzare? Sì, vabbè, in breve un ambiente più bello e più sano, e qui parliamo ovviamente di piante, ovviamente rende un'area più appetibile dal punto di vista dell'edificazione, dal punto di vista della vita reale di tutti i cittadini, cioè se esco di casa e ho di fronte un parco o comunque un ambiente a verde che mi crea comunque salubrità, buon umore, è ovvio che, e questo non lo diciamo noi, non lo dico io, lo dicono degli studi ovviamente di ricercatori, crea comunque dei vantaggi, vantaggi sia psicofisici ma soprattutto anche sul valore economico degli immobili che poi andiamo ad avere o a gestire. Per quanto riguarda le capitozzature, ormai gli interventi in Toscana, ma altrove, sono veramente disastrosi. I lavori fatti spesso sono fatti da personale non tanto incompetente quanto non qualificato per fare questo tipo di opera. E anche qui, ripeto, ci sono centinaia di pagine di documentazioni rilevanti su questo argomento. Benissimo, noi la ringraziamo e facciamo i nostri migliori auguri per il suo lavoro. Grazie.